Quando da bambini ci hanno chiesto cosa vuoi fare da grande, ognuno di noi sognava nel proprio piccolo di cambiare il mondo, di essere quel granello di sabbia che avrebbe inceppato le ruote di un sistema difettoso e fatto la differenza. Ma una volta cresciuti ci si scontra con le regole, i protocolli e sono proprio questi i muri contro cui si sono scontrati i bambini che ieri volevano entrare nel mondo della medicina e che oggi sono uomini e donne adulti con una laurea in psicologia, medicina generale, infermieristica e che a un certo punto hanno capito che non era più quella la loro strada. Ed è proprio per accogliere e formare tutti quegli specialisti stanchi di un sistema dove il paziente è solo un numero o un metodo per guadagnare più soldi che si rivolge la scuola di Ippocrate, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni al nuovo biennio. Noi ci siamo trovati nella scuola in qualche modo spinti da un'assenza di libertà all'esterno, dalla difficoltà di essere i terapeuti che volevamo essere, perché in qualche modo ci trovavamo vincolati ad accogliere persone che avevano determinati requisiti, altri no, costretti noi stessi a una serie di pratiche mediche cioè che non potevamo scegliere. E questo contesto, il contesto della scuola di Ippocrate, ci ha dato uno spazio in cui riconoscerci, trovarci, confrontarci e arricchirci. Era proprio un percorso che è stato per me completato perfettamente da questa visione umanistica della scuola di Ippocrate, che mi ha dato veramente tanto e in più ha creato una rete in tempo reale di terapeuti, naturopati, erboristi, psicologi che sono in rete costantemente 24 ore su 24 ore e quindi si riesce a sapere e conoscere cose che altrimenti sarebbero inconoscibili. La scuola è l'evoluzione del lavoro svolto dal gruppo Ippocrate Org al tempo dell'emergenza Covid con le terapie domiciliari, quando è stato chiaro che i sanitari non erano liberi di curare in scienza e coscienza, ma dovevano sottoporsi ciecamente ai protocolli calati dall'alto. La differenza della scuola di Ippocrate, che si rivolge a laureati in tutte le discipline legate alla cura, è proprio rimettere al centro l'ascolto del paziente e approcciarsi anche a materie come l'epistemologia e l'etica, imprescindibili per tenere a mente che la scienza non è solo numeri, ma anche umanità nel senso più ampio del termine. Quello che vorremmo fare è trasmettere a chi si iscrive a questi corsi un nuovo modo di approcciarsi che non è soltanto il focalizzarsi sulla malattia, ma prima di tutto sul malato. E quindi evitare di cadere nell'errore di avere una visione un po' specialistica, per cui se uno si presenta a noi con un problema, una donna con un problema ginecologico, guardare soltanto a quello, ma vedere un pochino l'insieme. Questo vuol dire che nell'ambito dei corsi, le lezioni daranno una visione di insieme a tutto tondo su vari aspetti dove si considereranno anche gli stili di vita, soprattutto. La scuola ci ha sicuramente fornito uno spazio in cui andare ad integrare sia verso l'alto sia verso il basso, verso il corporeo, sia verso lo spirituale, con insegnamenti che magari sono arrivati inaspettati, come quello del professor Faggin, che è fisico, l'inventore del microprocessore, però di fatto poi ci parla di spiritualità e di come integrare, no, la fisica quantistica, la fisica newtoniana, insomma, all'interno della vita. Quindi il senso della vita diventa centrale in una trattazione fatta da un fisico. In questa scuola noi abbiamo raccolto docenti delle alte eccellenze a livello mondiale per la specialistica di cui si occupano, per cui sono nomi veramente unici e la particolarità è che li abbiamo messi tutti insieme. Le iscrizioni al biennio 2023-2025 sono aperte fino al prossimo 15 novembre e si rivolgono a laureati in medicina e psicologia, ma anche ad altre figure di cura in possesso di diploma di laurea. La direzione si riserva di accettare anche le candidature di laureati in qualsiasi disciplina, purché abbiano seguito percorsi e formazioni, anche extrauniversitari, attinenti la cura e la salute. Certamente vogliamo arrivare al punto di dare ai nostri studenti poi una formazione che li avvicini al paziente, come dicevo prima, ma che abbiano anche un titolo spendibile e che quindi possano poi mettersi al servizio della società e quindi esercitare
nel pratico quello che hanno avuto modo di apprendere. Quindi non ci discosteremo certamente dai canoni della medicina, noi ci affianchiamo per aggiungere qualcosa, e questo qualcosa, come dicevo, è soprattutto l'ascolto del paziente.